Pierino la peste, che genio, che testa, le studio, le invento, le fo. Se vedo un reattore che va fuori pista, Pierino io forse lo so. Son proprio un tesoro, è pieno di pepe, quel vino che beve papà. Ho messo il carburo nell'acqua del water, la nonna così scoppierà. Ai ai a Pierino, tutto questo non si fa. Prendi quei fondelli, questa nostra società. Ai ai a Pierino, non lo devi dire più. Che chi fa casino al mondo non sei solo tu. Pierino la peste, ho messo il sapone nel dolce che piace a mamma. Ti ha messo le rane nel letto di zia, Pierino io forse lo so. La cara maestra se gira la testa, che botta le arriva però. Finito lo strillo le chiedo tranquillo, se Roma si trova sul Po. Com'è che son fatto così? Son solo un bambino che fa il birichino, forse sarò Superboy. Ai 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 nonnina, tutto questo io lo so. Prendo quei condelli, questa nostra società. Ai 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 Pierino, non lo devi dire più. Che chi fa casino al mondo non sei solo tu. Pierino, Pierino svegliati, pigroni, lo sai che è mattina all'oro in bocca, svegliati su creatura mia. Oh, ma che fai, mi scopri? Se continui così non arriverai alla mia età, guarda a me, non bevo, non fumo, non faccio l'amore e a momenti festeggio i 70 anni. Oh nonna, ma se non bevi, non fumi e non scopi, che cazzo festeggi? Giulio? Giulio? Ah, oh, ti vuoi dare una mossa? Sì. Fior di Giaciolo, mi faccio una cagata sul pirolo. Ciao, nonne. C'è da aspettare parecchio? Sta a leggere il giornale come al solito. Papà? Quando tu arrivi agli annunci economici, guarda se vendono un silenziatore per il culo, eh? Pierino, ma ti pare questo il modo di parlare a tuo padre? E parla con il culo! Oh, oh, Peppa! Va a controllare il caffè per il dottore! Subito, signore, vado a preparare il caffè per il dottore! Mantra! Che era Drogoderati? Non la caro dovrebbe stare qui a momenti. Peppa, apri! Che cosa, signor? La porta! Quale, signor? Quella d'ingresso, deve essere il lattaro! Che ho da fare, la vita! San Gennaro! Giulio, non ti nascondo che sono preoccupata per Pierino, quel ragazzino peggiora di giorno in giorno, dovremmo da fare qualcosa. E che ci vuoi fare? Forse in Bonifazio ci sarebbe la possibilità di chiedere la separazione del nostro figlio. Ma poi io ci ricomincio nelle scuole, che ne sai? Può succedere un miracolo, no? A proposito, chi lo accompagna? Ma se è la nona volta che ripete la stessa classe, fra poco gli faranno barbidello. Ha ripreso l'intelligenza vostra. Te pareva? A Giova, per cortesia, va a guardare se è pronta la cartella. Vado. Pierino? Sì, mamma. L'hai preparata la cartella? L'ho quasi fatta. Cammello, cammello, stamani tipo bello. Su cazzi sua. Sì, 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 amore, mi piace, sì, sì, sì. Pierino, il lattare è venuto? No, ma ci manca poco. Sì.
la felpa. Ora, Pierini. Sì, papà. Ma raccomando, oggi è il primo giorno da scuola, eh? Ricorda, chi ben comincia sta a metà dell'opera. Sì, papà. Dai, va, fa svelto, che se no fai tardi. Abbottona il suo giubbotto, che fa freddo. E te abbottonati il pigiama e te esce la cicogna. Ma rimortà. Ma questo ragazzino non cresce, sai? Riccio, una mandola sporca, me lo presti una delle tue? Come no? Tieni, accenditela al culo, così diventi super jet. Ma... Amore, che fa super? No, va a cazzo! M'hai avvelenato! Che ragazzi tua! Pollo! Beato lei, io mi sto a casa sotto dal freddo! Sto figlio di una ballerina, setta, chiapo! Grazie. Prego, signor. Me dai un latte di vacca? Oh, ma chi è? Sono tuo padre, non mi riconosci? Ah, Pierino, la vuoi smettere di fare questi scazzi dal cacchio? Occhio di lince, dai, non te la prendere. Prego, signora, le porti a suo marito. Vada, vada, le aspetta. Me lo fai questo cappuccino prima della battaglia? Ammappate come sei elegante, Pierino. Bella maglietta, belle brachette. Quasi quasi me li compro. Quanto me li fai? 10 per la maglietta, 20 per le brache. E ora me lo fai il cappuccino prima della battaglia o no? Ma cos'è sto cappuccino prima della battaglia? E quella che facciamo dopo perché non ti pago. Ma Pierino, non scherzare. Io voglio vedere lo scontrino. Lo vuoi vedere davvero? Sì. Davvero, 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 davvero? Oh, guarda. Che vuoi, venire un bambino? Pierino, ma cosa succede? Nulla, nulla. A proposito, lo sai cos'è un ricchione? No. Un dirottatore d'uccelli. Pierino! Pizza! Ciao Orazio! Amici, ancora tu, mi credo carino che ha fatto andato. E io mi credevo di averlo trasferito all'università. Magari, e dove? Alla facoltà di mineralogia. E perché proprio lì? Come fossile del primo stronzo della storia. Amici, che ricominciamo? Ma no, dai, era per ricordare i vecchi tempi. Famo pace, damosi la mano, dai. Aio! Ma hai fatto male, ma hai fatto. Orazio, salutami Uriazzi. Chi? I curiazzi, quelli e cani, non sono mai tazzi! Ma di perdata perché sei venuto pure del caffè adesso! Non ti preoccupare, al portone c'è un cappuccino e un cornetto per te! Per me? Per te! Grazie! Ciao! Salutato Gesù Cristo! Brigate per il, sta arrivando anche a me! E che ridi tu? Pierino, dove stanno i garbazzi? Ma è possibile tutte le volte sparisce qualcosa lei se la prende o me? Sì, sì! Sei solito maleducato da vicini, sei un ignorante. I Carpazi sono i monti della Cecoslovacchia. Vabbè, comunque non fa niente, la sentiamo la poesia.
la nebbia agli irti colli, pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra l'ero sastre nubi, stormi d'uccelli neri, com'esuli pensieri nel vespero migrar. Bravo, sette meno. Ammazza il giudio. Vai a posto. Sentiamo Bernardo. Vai tranquillo, vai. Lui la sa bene. La nebbia agli irti colli, pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma poi viene il cammello a scocciarci le palle con le solite balle che fanno addormentare. Gira tra mezzo ai banchi lo zozzo cammellone, è sempre più pressione e non se ne può andare. Tra l'ero sastre nubi ripensa la Monazzi e fa diventa pazzi noi che restiamo qua. Basta, dammi per cosa, vai fuori di casa. Fuori, fuori, zitti, silenzio, silenzio, silenzio. Ma cosa credete di fregare me? Io non sono mica moccioso come voi. Quanti anni credete che abbia? Eh? Tu, Carletto, secondo te quanti anni ho? Vabbè, secondo me ne ho circa 40. Beh, non è preciso, non è preciso. E tu, Rossi? Beh, 32, signor maestro. Errore, errore. E tu, Pierino? 36 esatti, signor maestro. Bravo, Pierino. Com'hai fatto ad azzeccarci? Facile. Ho un cugino che ha 18 anni ed è mezzo stronzo. In piedi! Ma che? Eh? Niente, nulla! Stanchetti! Ma cosa fa? Niente, niente, nulla! Comunque era venuta a dirle che venerdì prossimo ci sarà una gita allo zoo. Molto bene. Anche il cammello ce l'è potuto andare da soli. Ma come? Stanchetti! Che cos'è quella roba? Mi meraviglio di lei e del suo inqualificabile abbigliamento. Metti un po'. E pensare che la credevo una persona seria. Faccio uscire i ragazzi, sì. Poi mi spiegherà. Sì. Ragazzi, ragazzi, uscite per la ricreazione. Fuori, 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 fuori. Fermi, fermi, buoni, state buoni. Fate sedere qui la forza. Adesso torna. Mi aspettano. Thank you.
qui. Mazza, quanto è buona la pomeriggio. Fuori le mani dalla testa! E disarmati. Silenzio! Ragazzi, arrivo razzo il bidello! Nascondi! Cos'è un flocio? Un flocio? Per me un flocio è un uomo con una malattia inculabile. Grazie, lei molto gentile. E tu molto flegnone. Cosa ha detto, scusi? No, ho detto che tu o hai mangiato lo zafferano o sei un cinese. Hai indovinato, sono cinese. Io mi chiamo Piellino. C'ho furgoncin. C'ha un furgoncin? Beato te che c'è un furgoncin, io c'ho solo un monopattinin. Quella è tua moglie? Sì. Questa mia moglie giapponese, urina su muri. Urina su muri? E ancora gli hanno fatto la multa? Ma guarda sta giapposotta, figlia di una pisciotta. Signore? Ancora? Quello mio onorevole cognato. Caga poco chi fa poco motto. E a me lo dici? Ma dilla mia nonna sta sempre seduta su una poltrona, eh? Oh, oh, oh. Oh. Dottore, per sbaglio ho bevuto della benzina, che devo fare? Due giorni senza fumare. Grazie, grazie, dottore. Dottore, dottore, mi brucia tanto il pisello. Ah, ma che ti sei messo a testa? Ti urli. Ma ti rendi conto dove stai? Devi stare attenta come parli, hai capito? Qui ci sono anche delle signore. Tu entri, mi dici, dottore, mi fa male il braccio, mi strizzi l'occhio, io te capisco, hai capito? Ma ti do la pasticchetta e finisce tutto. Pia la pasticchetta e va di là, va. Ma... va di là, tottetta, oh, sei andato, sei andato là. Dottore, dottore. Ho una tremenda cagarella. Ha provato col limone? Sì, ma quando me lo tolgo ricomincia. E provi con l'arancio? Con l'arancio. Con l'arancio. Dottore! Dottore, come dottore? Va il braccio? Il braccio bene, ma quando piscio mi brucia da morire. Oh, ma che mi vuoi rovinare? Questa è una farmacia per bene, sai? Lo so che è per bene, ma a me mi brucia lo stesso. Lo sai perché ti brucia? No, perché? Ti sei incastrato in mezzo aglio sulla lampo. Scusi, capo, passa di qui il 18. No, mi dispiace, il 18 sono di guardia al Campidoglio. Matto questo. Di subito vengo! Ma scusi, l'amore mio, mi hai fatto mettere paura. Ciao, Peppa! Peppa, sei solo a casa.
No, ci sta la signora e sua madre. Voi mattecate in porta. Possiamo andare un attimo in camera tua? Solo un attimo. In camera? E vabbè, mamma, solo un momento. Facciamo un presto, un presto. Vieni, Pasquale, però fai piano, ti prego. Allora, Pasquale, più bella? Chiudi la finestra, svelta. La finestra? Uè, ma tu che intenzioni tieni? San Gennaro mio? Sbrigati, sbrigati, che moglie dalla voglia di fartela vedere. Va bene così? Spegni la luce, che deve essere buio completo. E va bene. Pasquale mio. Aspetta, aspetta, che lo tiro fuori. Sì, sì, fai presto, però, fai presto, Pasquale, fai presto. Vai presto. Presto, ecco, guarda, guarda che bello orologio, fluorescente, si vede anche al buio. Chi è stato? E che ne sa, ci staranno agendo qua dentro. La servita, ragioniere, buona fortuna. Una come te, con questi begli occhi, è sprecata dietro una cassa. Sarò sprecata, ma ho mica vinto al totocalcio. Ma ci pensa, un miliardo. Cosa ci farebbe lei con un miliardo? Femmine champagne, a schifio. E senza il miliardo? Pippe Gazzose! Cufu! Occhio di lince! Me la fai la carità per stampafocchio il protettore del malocchio? Ah, vieni, prima dimmi se mi vende la maglietta e le brache. A proposito, quanto costano, che me lo sono dimenticato. 10 la maglietta e 20 le brache. E ora me la fa un'offerta per stampafocchio? Mi dispiace per stampafocchio, ma ci vuole lo scontrino. E non toccare niente che ti controllo. Guarda quella, ce l'ha di fuori. Ma che c'ha di fuori? La macchina, Picciotto, ma dimmi un po', a San Papocchio piacciono i cornetti? No, ma si fa i cazzi sua. Carina, qui se non trovi clienti da 500.000 lire a volte non riesci più neanche a mantenerti la mano. Figurati, con la borsa che crolla e le tasse che aumentano, va già bene se ne troviamo due da 250.000. Se è per questo io mi accontenterei allora di 5 da 100.000. Scusate, quando arrivate a 100 da 5.000 lire, scrivete anche il nome mio, eh? Ma guarda sto ragazzino che te posti in ammazzato. Da questa crema e ti accuetto la bambina così non sa si c'è più. Dica, dottore, mi deve aiutare. Se posso, qual è il suo problema? È strano, non so bene come spiegarglielo. Era qualche giorno che io mi sento un cavallo. Sciocchezze. Lei dice che è una sciocchezza? Il fatto che io mangi soltanto biava? Non vuol dire. E da mia moglie mi faccio sempre dare gli zuccherini. Non è una cosa importante. E di questo che cosa ne dice? Prenda. È una ricetta? No, l'autorizzazione a cagare per strada. Ciao Carla! Ciao Pierino! Ciao Fa! Come sei andato a scuola? Il monopattino! Perché? Non lo so, ma te lo tieni come anticipo! Adesso stai qua senza comi la guai che arriva dal bar un momento! Agli ordini, dottore! Buongiorno signora! Buongiorno! Alla faccia! Mi scusi, sa, ma è da ieri sera che ho questo piccolo disturbo. Quale disturbo? Ma come, non lo ha notato? Non vedo nulla. Veramente il mio disturbo è questo rumorino. Ah, intende quello? Sì, proprio quello. Ma non è niente, signora. Lei non si deve preoccupare. Il rutto è soltanto una scoreggia che ha preso l'ascensore. Ma vorrei eliminarlo. Ah, è facilissimo, guardi, signora. Faccia un bel respirone lungo. Ancora più lungo. Trattenga il respiro. Espiri lentamente. Brava! Mi sembra che mi sta passando. Sì, mi sta passando. Ha visto? Sta passando dalle vie naturali. Bravo Pasquale, così vorresti sposarti la Peppa? Sì, io sì. E dove contate di andare? Beh, lui vorrebbe tornare al suo paese dopo un pezzo di terra. Ma io preferirei restare in città. Bravo, bravissimo. Attento che la vernice è fresca. Oh, non importa, ho la maglia di lana. Ma lana vergine? No, no, capricorno.
Giulio, guarda. Giulio, che ne dici? Eh? Non è magnifico tutto Trino e Pizzi? Sentissi quanto è morbido. Ma io sto mezzo rovinato. Guarda dove va a spendere i soldi questi. Proprio quello che ce li mette dentro. Se per questo pure te porti le mutande, ma... E oltretutto non sei manco dottore. Non sarò dottore, ma qui dentro faccio cappa a tutti, eh? Finché te carcerino. Che ti sei dimenticato che 5 anni fa facevi il portantino all'ospedale di Pevedola? Brava, mamma! Gliela faccio più. Mi sono stufato, non vengo più. Un giorno o l'altro me ne vado e chi si è visto, si è visto. Ma che ho fatto di male per meritarmi in genere così tirchio e un nipote toscano? Per quel nipote toscano so 20 anni che vi mantengo perché so che gli vuole bene. Ma se capisco che non gli vuole bene, ve caccio via! Oh, ma chi cacci? Ma che vuoi questo? Te sembra vengo! 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 Casa dolciata, scommetto stanno a ritirare i soldi, eh? Guarda, se rinasco voglio nascere nella casa dei vicini, sono ricchi sfondati. Ma perché sono ricchi i vicini? Come no? C'hanno anche cesti d'oro. Cesti d'oro? Ma non mi sputo, mi stai prendendo in giro. Te lo giuro, gli possa venire un colpo alla nonna. C'hanno i cesti d'oro, l'ho visti l'altra sera io. No, non ci credo, non ci posso credere. Ah no? Allora vieni a vedere, vieni con me. Vieni, andiamo a vedere, ti faccio vedere subito. Vieni, vieni. È gente di classe, sai. Buongiorno, signora. Ah, sei tu? Sì. Armando, corri, c'è quel disgraziato che ti ha cagato nel trombone. Corri, corri, portacci, ma tanto di mio, dove vai? Pronto? Casa Alce? No, qui Barcervo. Scusa, ho sbagliato corna. Pierino. Pronto? Casa Cavallo? No, qui Casa Vacca. Scusa, ho sbagliato stalla. Maleducato. Pronto? Pronto, signora, qui è la scea. Che ce l'ha l'acqua? L'acqua? Credo di sì. Senta, vada a controllare, per favore. Faccia la svelta, eh? Va bene. Pronto? Allora ce l'ha l'acqua? Sì. Ma ce n'ha tanta, tanta? Tanta. Allora la si faccia un bel bidet. Pierino? Ciao, ma io esco, vado al cinema. Da solo? No, con Graziella e Donata. Pierino? Le chiavi? E che ne so, è la prima volta ci esco. Sì, 3.000 lire per la spesa. 3.000 lire. Sì, vai. E ricordati di comprarmi 2 etti di prosciutto, una bistecca, una mozzarella fresca e 2 bottiglie di Barbera. E con il resto, sora Nena, ci offre anche il corredo al pupo. Ma va, va. Bella scornacchiata. Mica sono sicuro che il figlio è mio. A Pieri io ci sformo, non ci dormo la notte. Almeno me potessi tranquillizzare. Magari ci fosse un sistema per sapere se è incinta di me o dell'amante. Se per questo il sistema c'è? Davvero? Come no? C'è il test della lumaca. E come si fa sto test? È facilissimo. Metti tua moglie accanto a una lumaca. Se la lumaca tira fuori le corna, il fine è dell'amante. Ammappete, Pieri, sei un genio. Ciao. Ciao a tutti! Ho
Occhio di lince, me lo fai un cappuccino? Lo so, prima della battaglia. Ma quante volte ti devo dire che se non paghi non ti do niente. Oddio, se hai bisogno di qualche soldo, mi puoi vendere sempre la maglietta e le brache. A proposito, quanto li fai? 20 la maglietta e 10 le brache. Ma perché hai alzato la maglietta e abbassato le brache? Perché così piscio più comodo. Oh, ma che fai? Ti sei fatto male? Io no, ma mi hai dato una borsettata all'uccello. Buoni ragazzi, buoni? Fra poco torna il vostro maestro e potete fare tutto il chiasso che volete. Buongiorno. Ah, buongiorno. Bravo, vedo che hai portato un canarino per la lezione di ornitologia. No, l'ho portato per salvargli la vita. Come per salvargli la vita? Stamattina quando stavo uscendo di casa ho sentito la cameriera, diceva al suo fidanzato: appena esce Pierino ti mangio l'uccello. Pierino! Sempre il solito. E voi zitti, disegnatemi un animale a vostro piacere. Su, svelti. Signora maestra. Sì, che c'è? Posso disegnare il mio uccellino? Certo. Grazie. Signora maestra. Che c'è ancora? Lo posso disegnare di profilo? Ma sì, disegnalo di profilo, di fronte, come vuoi. Perché lo vuoi disegnare di profilo? Perché così risparmi un coglione. Come ti permetti? E voi zitti, silenzio! Silenzio! Ma dove credi di essere? Questa è una scuola e bisogna fare silenzio. Il primo che parla lo caccio fuori. Lo caccio fuori. Lo caccio fuori. E io glielo taglio. Che hai, bambino? Perché piangi? Mi è successa una disgrazia. Una disgrazia? Mio, che disgrazia? Questa mattina, per errore, nel caffè latte ho mangiato un etto di pallini da caccia. Tutto qua, ma non devi preoccuparti. A quest'ora li avrai già digeriti. Li ho digeriti, sì, ma purtroppo mi è scappata una scoreggia, ho ammazzato il gatto. Vento dell'estate. Oh, oggi non si è fatto un chiodo, un macello. Ciao. Ragazzi, che vuoi? Senti, signora, si vorrebbe fare l'amore io e lei. Ma no. Ehi, che state facendo? Io? Niente, signora guardia. No, tu facevi qualcosa. E va bene, è vero. Però non stavo facendo niente di male. Esercitavo i cinque sensi. I cinque sensi? E che esercitavi in un cespuglio con una donna? Ma te non sei di Roma? Perché? Si capisce? Allora te lo spiego io come si esercitano i cinque sensi. La vista serve per guardare la bellezza di una donna. Il tatto per toccarla. L'olfatto per sentirne i profumi e il gusto per gustarne i sapori. E l'udito? E l'udito te lo metti al culo. Aspetta, chiappo. Sto figlio di una ballerina. Ma io questo lo conosco. Adesso che è tornata la salute va proprio bene, devo dirti. Il mercato tira da pazzi e mi sto togliendo le mie piccole soddisfazioni. Guarda, mi sono comprato quell'attico e separato. Scusi, ma sua moglie si è rimessa? È una bella casa in campagna e poi mi sono fatto questa favolosa Mercedes. Scusi, ma sua moglie si è rimessa? E la settimana scorsa ho comprato la barca. 18 metri, una sciocchettuola, cosa vuoi? Ma sua moglie si è rimessa? Ehi, bombolotto, fila. Ma guarda te, cosa stavo dicendo? Ah sì, la settimana prossima acquisterò anche uno chalet in montagna. Scusi, ma sua moglie si è rimessa? Ma cos'è che vuoi? Dicevo, ma sua moglie si è rimessa, palla mignotta? Ma guarda sto baiuscia, sto negus.
E alla sera siamo tornati a casa con la macchina e siamo stati bloccati dal traffico, così siamo arrivati che era già notte. Così è finito il giorno del mio compleanno. Beh, tutto qui? Di chi è questo tema? Mio, signora maestra. Carletti, questo tema è povero di contenuti. Perché non hai scritto qualcosa di più sul giorno del tuo compleanno? Non sapevo che dire. Vabbè, per questa volta ti do 6 meno, Grazie. Ho corretto il tema a tutti? Sì! Va bene, allora adesso passiamo alla lezione di... Buongiorno a tutti! La Bonazzi, quale onore! Ierino, perché sei arrivata a quest'ora? Perché che ore sono? Sono le 11, dovevi essere qui alle 8:30. Perché che è successo alle 8:30? Si dà il caso che la lezione cominci alle 8:30. Ah, chissà che mi credeva era successo. Posso sapere perché sei arrivato così tardi? Perché non trovavo il rastrello. E che cosa ci fai col rastrello? Mi dovevo pettinare, no? Fai meno lo spiritoso e vai al posto. Bene, signorina Bonatti, quella è la domanda per me, è un ordine. Senti, come mai è venuto Cammello? C'era freddore. Cammello raffreddato, Pierino fortunato. Così mi posso vedere la Bonatti. A me fa impazzire la Bonatti. La ricreazione non scappa, tu resti qui. Va bene, signorina Bonazzi, lei comandi che io ubbidisco. Bravo, chiudi la porta, per favore. Va bene, forza, che c'è da parlare con la signorina. Tu sei molto sveglio e voglio vedere quanto vali. Valgo. Ho visto quello di tutti, il tuo ancora no. Ha visto quello di tutti? Certo, cosa credi, che perdo tempo? No, ma mi sembra strano, Allora fammelo vedere. Adesso? E quando, se no? Ma scusi, signorina Bonazzi, ha visto anche meno di Carletti? Sì, e devo dire che era un po' moscio. Me l'immaginavo. Ah, scusi. Fuori! Lo so che non mi posso aspettare troppo da un ragazzo della vostra età, ma almeno un po' di immaginazione, di fantasia, che sia sviluppato abbastanza. Signorina Bonazzi, a me mi sembra di diventare scemo. Dai, che non ho tempo da perdere. Tiralo fuori. Va bene. Speriamo che non mi abbia attaccato il raffreddore. Allora, fammi vedere questo tema. Il tema? Sì, il tema. Cosa fa? Niente. Signorina Bonazzi, un dimagramento improvviso. Torino, meno 8, Bolzano, meno 7, Firenze. Giulio, che te prende, Sto bene, sto benissimo. Adesso che te vedo sto pure meglio. Non fammi solletico, te prego. Ah, Giova, via qua. Perché? Stasera c'ho tanta voglia da fare l'amore con te. Fammi fare l'amore, Giova. In questo stato? Ma perché? Bisogna andare in Svizzera per farsi una scopata. Aspetta, ora che i signori sono di là... Sì, Pasquale. Me lo daresti un bacio? Un bacio? Ma che dici, Pasquale? Peppina, non bacio! Va bene, Pasquale, ma un bacio solo però, Pasquale, ma che ti sei mangiato le cipolle? Oh, ho il rimedio, non ti preoccupare! Pasqualino! Ma che stai facendo? In caserma mi hanno detto di usare la pasta del capitano. Ma dove era Cristo? Che brutto animale, sor maestro, che cos'è? La iena, asino. La iena è un mammifero carnivoro dalle dimensioni, come vedete, di un cane lupo. Si trova particolarmente in Africa e in Asia. Scusi, signor maestro, sì? Quali sono le caratteristiche della iena? Sì. La iena si nutre di sterco ed ha un solo accoppiamento per stagione ed emette uno strano suono che pare una risata. Ecco, per questo detta iena ridens. Signor maestro, scusi, ma mangia la cacca, fa l'amore una volta all'anno, ma che ci avrà da ridere? Basta! Pierino, li sbatto fuori! Ma siamo già fuori! Volevo dire di sbatto dentro. Mi vuoi mandare in galera? Allora chiedo la presenza del mio avvocato. Oddio mio, basta! Chi è? La faccio bene l'imitazione della Iena Ridens? Ah. Insomma, basta! Ti ho detto che durante la visita allo zoo è come se fossimo in classe. Siete qui non per divertirvi, ma per imparare. E io voglio imparare tutto sugli animali. Beh. Lei li conosce proprio tutti, signor maestro? Beh, sì.
Allora, qual è quello che sta nella giungla tutto verde e che vola di albero in albero attaccandosi alle liane e che fa... Nella giungla? Sì. Tutto verde? Sì. Non lo so. Tarzan con l'Oden. Insomma, basta! Seguitemi. Ecco ragazzi, questa è la gabbia delle scimmie. Lì abbiamo i macachi, quelle sono le bertucce e lì vediamo gli scimpanzé. Signor maestro? Sì. Come mai quello scimpanzé prima di mangiare le noccioline se le mette nel sedere? Che cosa fa? Se le mette nel sedere. Beh, dunque, diciamo... Signor maestro, glielo dico io perché quella scimmia la conosco. Una volta per sbaglio si è mangiato un nocciolo di pesca. E ora tutte le volte prima di mangiare qualcosa prende la misura. Pierino, ti sgonfio di botte! Ah, oh, finalmente vi ho trovati, eccovi qui. Signorina Bonazzi, che magnifica sorpresa. Anche lei da queste parti? Sì, lo zoo è talmente istruttivo. E poi è una magnifica giornata. Sì, veramente è una bellissima giornata. Che cosa ci stava dicendo, signor maestro? Niente, niente. Posso dire alla signorina maestra perché quella scimmia si mette le nocciolina? No, non è il caso. Posso dire almeno che cosa mi ricorda la proposito dell'elefante? Non ho detto stai zitto e basta. Allora posso dire cosa fa quel gorilla di 400 kg? Sanghetti, per questa volta lo faccia parlare. Va bene, dici cosa fa quel gorilla. Fa quel cazzo che gli pare a lui, tanto chi ha il coraggio di dirgli niente? Era meglio se non parlava. Basta! Pennacchio! Sì, signor maestro. Come capoclasse ti invito a ricordarmi quando torneremo a scuola di mettere una nota di demerito a Pierino. Sì, signor maestro. Pierino, questa volta una settimana di sospensione non te la toglierà nessuno. Ragazzi, e voi andate liberamente a vedere gli animali, vi raccomando, non fate caciara. Avanti, andate, andate. Anche voi ragazzi, andate. Mi raccomando, non vi allontanate. Vieni qua, Pennacchio. Quando torniamo a scuola, te non ti ricordi nulla, eh? Ah no, io ho il mio dovere, sono il capoclasse. No, te sei un leccapiedi, te lo dico io. E i leccapiedi piacciono molto alle tigri, chiaro? Chiaro. Soli, non direi c'è un sacco di gente attorno. Ma io non vedo nessuno. Sei così miope? No, i miei occhi vedono solo te. Luce degli occhi miei. Incubo delle mie notti insonni. Sogni delle mie notti incubate. Incubate? Licenza poetica. Ah, sei anche poeta. Modestamente. Bella! Bella, ma non esageriamo. Bella, sì, bella, come una notte di primavera. Vieni, vieni, vieni. Ma dove mi vuoi portare? Bella, bella come un profumo di zagare. Vieni, vieni. Ma ci possono vedere. Bella, bella come... Bella come... Non mi viene. Vieni, su. Ma cosa mi vuoi fare, malandrino? Vieni, che dopo ti spiego. La vedi quella? A forza di spiare i leoni che si spogliano nel primo piano, guarda che collo lungo gli è venuto. Curiosa, guarda manca a me, sai. Ieri? Sì. Per me sono andato in fretta da mesa. Sto figlio di una carta assorbente. A me mi dà la sospensione e lui va a trafficare, eh. Dove sono andati? Di là. Andiamo, dai. Che cozzo! Che foca! Che hai detto, ragazzi? Ho detto, che bella foca! Ah, beh, credevo. Ammazza, quanto è bella, buona bagnata. Mi piace la foca! Mi piace! Anche a me piace, apposta mi ci sono fidanzato. Con quella foca? No, con questa. Ah! Premo di passione. Ti prego, cara, dammi un bacio. E poi tu vorrai di più. E poi di più. Ancora di più. E io resto incinta. Dove sono? Stanno là. Tieni con me.
Aiuto, signor maestro! Aiuto! Che succede? Aiuto! Perfetto! Che giornata di merda! Basta, sono d'arcini! A me la televisione fa perdere la concentrazione! Non ti preoccupate, io la vedo pure senza audio! Ma no, perché senza concentrazione posso mai parlare con la cane! A Pasqua, sei verticale! Signor sì! Signor sì, chi è? Lei mi ha domandato sei verticali, io ho risposto signor sì, sono verticale, in piedi! Ma no, sei numero verticale, antropofago, 9 lettere. Signor no. Signor no di chi? Nessuno mi ha dato l'ordine. Ma l'ordine di chi? Di imbucare le 9 lettere. A Pasqua, ma faffa. Ah, un po' siete meglio della televisione. Andate avanti che io mi diverto di più. Dicevo, sei verticale, 9 lettere, antropofago. Dai Pasqua, antropofago. Che ti ricorda antropofago? Semaforo. Sì, buonanotte. Adottò, antropofago, vuol dire cannibale. Cannibale, è giusto, brava la Befana. Che è un cannibale? Quando tu ti mangi papà e mamma, che sei? Un orfano. A proposito, la scuola quest'altra settimana organizza una gita completamente gratis a Parigi per gli orfani. Come state di salute te e la mamma? Bene, chi è? Pierino, ma che fai con quei guanti di gomma? Mi devo lavare le mani. Ma quei guanti? Oh, se no me le bagno. Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Che è successo? La Beffa si è sturbata. Su Giulio, va a prendere i sali. E tu, fa qualcosa! Mamma? È la terza volta in questa settimana che succedi. Qui qualcosa c'è sotto. È lo stomaco, signor! A me mi sa che è la pancia. Non sarà mica incinta. Che non te l'aspettavi? Che vergogna! Peppa, non vorrai mica dirmi che ci sei rimasta, eh? Mi dati sì, digno! Sei stato tu! Dì la verità, sei stato tu! Sono innocente! Lo giusto Garibaldi! Lasciami passare. Svergognata! Chi è stato? Dice che è stato, che te famo sposare. Non mi ricordo, signor, sono stonata, non mi ricordo. No, cocca mia. O te fai ritornare la memoria o io te scaccio, eh? Avanti, confessa, chi è il colpevole? Sì, sì, mi ricordo. È stato 3 mesi fa al paese. Secondo me il colpevole è uno di questi due. O la banda musicale o la squadra di calcio. Oggi vi voglio parlare della famosa battaglia di Zama. E dite controposti Annibale e Scipione l'Africano. Scipione che fu un grande generale, spinse le ali del proprio esercito e così riuscì a circondare l'esercito di Annibale. Pierino in piedi. Ripeti quello che ho detto. Pierino in piedi. Cosa dici? Ma come l'hanno sentito tutti, lei ha detto Pierino in piedi. Io voglio sapere quello che ho detto prima. Ma signor maestro, se lei soffre di amnesia mica è colpa mia, eh. Ah sì? Io ti metto 4. Così impari ad essere scapottente e distratto. Non è giusto, signor maestro. Ma non sarà giusto il 4 dove lo stesso. Ma io stavo domandando un'informazione a Carletti. Sto facendo una domanda. Gliela posso fare a lei? Va bene, chiedi a me. Comunque il 4 non te lo toglie nessuno. Qual è quell'animale che fa la cacca a palline? La pecora, ignorante. Bravo. E quell'animale che fa la cacca piatta? La mucca. Bravo. E quell'animale che fa la cacca verde? L'uccello. Bravissimo. E come finì la partita Italia-Inghilterra del 7 maggio 1948? Ma, questo non lo so. Ma signor maestro, lei si intende solo di merda. Silenzio! Domani verrai accompagnato da tua... Attenti! Comodi, il nostro bravo maestro Stanchetti, ispettore scolastico. Marchese, marchese professor Pier Maria delle Vedove. Ah, un porco doverosi dispetti. Porco sì. Vorrei rendermi conto della preparazione di questi ragazzi. Ah, se ne vuole interrogare qualcuno, faccia pure. Sì, lui. Bella scelta. Prego, signor ispettore. Marchese,
Marchese professor Pier Maria delle Vedove. Prego, ispettore Marchese Maria delle Vedove. Veramente lui, diciamo, è come dire, un po'... Deficiente? No, impreparato. Ecco, se vuole interrogare qualche altro, per esempio lei, faccio... No, voglio lui! E se risulta impreparato, la colpa è sua e io le farò il rapporto. Ah! Chiudere i boccaporti. Dimmi, caro, di cosa stavate parlando? Di Zama, della battaglia tra Annibale e Scipione. Ah, sì, 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 la battaglia di Canne. E dimmi, caro, cosa è successo durante la battaglia di Canne? Le ali di Annibale durante la battaglia di Canne furono espulse per somma di ammonizioni. Cioè, così i terzini, trovandosi liberi da marcature, avanzarono al centrocampo. Passarono al centravanti che libero da tutti invece no! Sì, ma purtroppo quel cornuto dell'arbitro dette rigore. A proposito, di chi era figlio? Di chi era figlio Scipione? Di chi era figlio Scipione? Scipione era figlio di... Cornuto, di Cornuto. Bravo, bravo, di Cornelio. Bravo. E per l'esattezza, di Cornelio Scipio. Cosa fece Cornelio Scipio? Questo è facilissimo, lo so bene. Dell'elmo di Scipio si cinta la testa. Nel senso, il Scipio si metteva l'elmo sulla testa per coprirsi le corna. Bravo. Grazie. È la prima volta che vedo un bambino del San Bernardo. Mangia, caro, mangia. Grazie, ti vorrei come babbo. Bravo, bravissimo. Ma come lei diceva che era un deficiente. Ma signor ispettore. Marchese, professor Pier Maria delle Vedove. Scusi, signor Marchese, se mi... Zitta lei, che lo fate scocciare e contemporaneamente rompe le palle. Signor Marchese, professore, quasi babbo. Posso farti una domanda? Che cosa vuol dire contemporaneamente? Arguta domanda, intelligentissima. Ecco ragazzi, ora vi spiego. Facciamo conto che anni fa il babbo del vostro maestro si è andato a fare un viaggio all'estero. La mamma rimane sola in città e va a letto con un altro uomo. Dopo un certo periodo di tempo nasce il vostro maestro. Allora cosa succede? Il babbo è cornuto e contemporaneamente lui è figlio di una zoppa. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Caro. Grazie. Vuoi qualche altra spiegazione? Sì, che la mette e usa la nostra direttrice. Si fa la barba con la fiaccola. Chiudere i boccaporti. Disturbo? Professor Marchese e Maria delle Vedove. Oh, i miei giovani amici. Ma che cosa volete? Non ce la facciamo più con questo malato. Lo prendiamo e scappa. Lo riprendiamo e scappa di nuovo. Ieri si è spacciato per il capo dei pompieri. Sì. E prima che lo beccassimo aveva fatto inondare tutto un canto d'è. Per che cosa? Per spegnere una cicca. Sì. Bravi ragazzi, siete tutti bravissimi e tutti promossi, tranne la vecchiaccia e quella faccia da caccola del vostro maestro. Bravo, signora, su, su. Ma che vergogna, sì. Cosa diranno di noi adesso in giro? È una vergogna. Vieni, mi raccomando, non combina guai, già calmo. Sì, sì, sto bravo, nonna, sto bravo. Vieni, ma che fai? Non ho fatto niente. Pierino. Non ho fatto niente. Si va in campagna, dove ti mangi? Chissà che succederà oggi, no? Signor Mazzà! A te! Chi è? Chi è? Il cielo in prevalenza, molto nuvoloso, molto aperto, quasi dappertutto, nevicate... Secondo me avremmo fatto male a lasciare la Peppa sola a casa. Perché? Che dici? Che fa salire il fidanzato? No, no, dopo quel falso allarme ha messo la testa a posto, è diventata una brava ragazza. Sì, una santa.
È vero che la Peppa è diventata una santa, sono testimone io. De che sei testimone te? Del fatto che la Peppa è una santa. Ieri ho aperto per caso la porta della camera sua e ho trovato mamma, la Peppa, sdraiata sul letto, tutta nuda, guarda, che stava con le braccia alzate così e continuava a dire sì sì che vengo in paradiso, sì sì che vengo in paradiso. Oh babbo, se non c'era Pasquale la sedeva per le chiappe, quella volava via davvero, eh. Ma che t'ho fatto io? Così te pari a pisciate va a fare tua. E tu non dagli schiaffi al ragazzino, semmai dagli alla Peppa. Andiamo bene, qua già c'è una mosca. Ce ne sta pure una qua nella carne. Pure nella verdura. Bisogna dire alla Peppa che le mosche le mettesse tutte dentro un piatto, così chi le va se le via. Ma il picnic non si può pretendere tutto, eh. Quello che non ho capito è perché tutte le domeniche bisogna fare picnic. Perché è bello, perché è di moda, perché è chic. Ma parla come Magni piuttosto. Anzi, non parla come Magni, perché qui si mangia una maniera schifosa. È possibile che voi ve le mangiate? Tu portami in un bel ristorante gallo e fammi mangiare la cofra dei bucatini, vedrai che non me lamento più. Ma mamma, l'aria aperta è salutare. Sarà pure salutare, ma qui si muore di freddo e io sto a diventare una nonna surgelata. Ma dov'è Pierina? Sono da vedere le vacche. Ma perché ci sono pure le mignotte? Signor contadino, scusa. Parla pure, ti ascolto. Quant'è che fai questo lavoro? Tutta una vita a fare il contadino. E che mungi questa mucca? È una vita che mungo le asce. Ma questa in particolare? Ma saranno 3 anni. E quando è che gli hai dato il primo bacio? Io? Mai. Ammazza, sono 3 anni di tocchi di testa e ancora non gli hai dato un bacio? Buongiorno signor contadino. Buongiorno. Belle queste api. Signor contadino, ti posso fare una domanda? Secondo te qual è l'ape più dolce? La Perugina. E secondo te qual è l'ape più vecchia? Ma vecchia, 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 eh? La pensionata. E l'ape più sexy? La pecorina. Ma frutta dando sta pecorina? Boh, e che ne so, domandala a tua moglie, no? Ma guardati la donna della mia età mangiato schifo! Sei insopportabile, non vareggo più! Basta, Giulio, piantala con sta storia, te la stai sempre a prendere con mamma! Oh, ma te reggo più manca a testa! Figura. Ma solo per quel ragazzino che sopporto! Papà! Tu che sei quasi dottore! Una signora ha ingoiato un topo! Che devo fare? Porco Giuda, arrivo subito! Intanto mettigli un pezzo di formaggio davanti alla bocca! Così vediamo se il topo esce! Va bene, ma vieni alla svelta! Fai presto, mi raccomando! Ma come? Te ne vai proprio adesso che c'è sta il dolce! Ma per il dovere mi chiama! Oh, se si accorgono che non sei dottore, e t'arrestano! Io non ti conosco e non t'ho mai conosciuto! Ma chi ve conosce, sorella Santa Carla? Ma chi va vista mai? Ma... Oh, non t'ho guardato qua, mammina, eh? Non t'ho detto qua, sardina! T'ho detto che un pezzo di formaggio per far scelto dopo! Vabbè, ma prima bisognerà far uscire il gatto, eh! Ciao Fiorino! Ciao Vena! So che domenica sei stato a fare il picnic, ti sei divertito? Moltissimo, ma proprio tanto! C'era un prato verde, ma verde verde! Mi sono commosso! E che ti sei detto? Com'è bella la natura! Bravo, e poi? E poi mi è piaciuto il ruscelletto con le trote, il bosco, gli schizzi di pioggia sui rami degli alberi. E che ti sei detto? Anche le nuvole piangono di commozione. Bravo, e poi? E poi ho visto una gallina che faceva un uovo grosso come un cocomero. E che ti sei detto? Addio culo. Dottore, dottore. Signora, ha bisogno di qualcosa? Ho paura che mio marito sia molto ammalato. Signora, mia faccia le corna. Se bastassero le corna, suo marito sarebbe sano come un pesce. Pierino! Signora, cosa si sente suo marito? E qui fuori in macchina, perché non gli dà un'occhiata a lei? Tu sta qui non fa casini, eh? Stai tranquillo, babbo! Senti, Carla, se sali sulla scala e mi fa vedere le mutandine, ti do 1000 lire. Ma perché mi hai preso? Vabbè, te ne darò 2000.
fossi matta, come minimo voglio 5.000 lire. Ammazza quanto sei venale. Aspetta un momento, Eccoti le 5.000 lire. Va bene qui? No, vai un po' più su, per favore. Va bene adesso? Senti, fai ancora 2 gradini, eh? Beh, ci stiamo qua la storia dei Punandini. Quanto l'ha dato oggi? Aspettando l'autobus, lei non mi crede, Sì, andate subito in classe, immediatamente. Via, fuori. D'una cammella. Io c'ho l'idea e lui la sfrutta. Ma il Vendicatore Nero è pronto a colpire. Soli saremo e senza alcun sospetto. Ancora le poesie? Sì, ma dopo la poesia verrà la prosa e poi arriveranno i fatti. Non toccare, se no ti do uno schiaffo. Ah sì, ma pur di possederti, pur di averti, io sono pronto a qualsiasi rischio, a qualsiasi violenza. Oh, fai bene. Scusa. Il mio desiderio, il mio amore non accetta rifiuti, perché poi... fortissimo, irresistibile, irrefrenabile. Scatta il piano numero 2. Sì? La signorina Bonazzi dalla direttrice. Subito! Che cosa fai, amore? Vado. Mi lasci solo. Vedo cosa vuoi e torno subito. Sì. Sì. Ma come faccio? Ma guarda, aiutami. Sì. Sbrigati. Sì. Ecco, veloce. Sì. Non esistono i fantasmi. Ma è vero, tutti noi abbiamo paura a casa. Che c'è? Ma la fate dentro a vedere, lo vedrà anche lei. Bella, finalmente. Da troppo tempo aspettavo questo momento. Da troppo tempo. Sei più buona dell'ultima volta. Amore. Bella, finalmente. Era sicuro, signorina. La direttrice mi ha detto di dirle che non era niente di importante e che lei può tornare a fare quello che stava facendo. Pirino! Vada subito, vada. 1, 2, 3. Maniaco sessuale! Pazzo! Giusto! Pazzo! Signora direttrice, mi perdoni. Parco!
radio giornali prendesse 10 lire per ogni persona che li legge, sarebbe ricchissimo. Se è per questo io avrei voluto inventare l'automobile. Ce ne sono milioni. E io mi frego tutti. Avrei voluto inventare la televisione. La vedono centinaia di milioni di persone. E tu, Pierino, che dici? Ma io che devo dire? Ho inventato la artigenia. Anzi, ora ti fa vedere come si usa, eh? Eccoci, sediamo lì. Ma che succede oggi? Che te dai le spese basse, dottore? E dai, mamma, piantala di prenderle in giro con sta storia del dottore. No, no, lassanati che poi rido io. Pierino Ducato, eh? Certo. Ah, eccoli. Pasquale. È stata molto buona, dottore, ad invitarci al ristorante per festeggiare il nostro fidanzamento. Ma come, ti sei fidanzata col dottore? Ma no, con te, stupidone. Il fidanzamento della Peppa non c'entra niente. Lo scopo perché vi ho portato al ristorante è un altro. Ah sì, e qual è? Dai, dimmelo subito, altrimenti muoio dalla curiosità. Non ancora. Dottore, a me non me ne frega niente, basta che se magna. Figurati. Signori, desidero ordinare? Sì, sì, che c'ho fame. No, stai aspettando una persona. Pierino Ducato aveva le mani dal naso. Ma che aspettiamo? Il presidente dell'ordine dei farmacisti. No. È passato stamattina in farmacia, l'ho invitato a pranzo. Se gioco bene le mie carte e me la ruffiano, pensa che apriamo altre 4 farmacie. Ci sformate, donna d'Algisa, eh? Per me ti mette in galera. L'unica cosa che mi raccomando è che mi fate fa bella figura. Stai tranquillo, babbo. Che nessuno dica stronzate, perché questa è una persona importante. E io ci tengo molto, pensate che pure Marchese... Eccolo, Ma chi è, quello? Sì, è un farfurbo, se no ti strappo tutti i capelli e invece faccio un materasso nuovo. Caro Marchese, come va? Mio caro e giovane amico, come va lei? Un bell'uomo, elegante, un vero gentleman, Che grosso pure averlo al tavolo con noi, Marchese. Vede una cosa, questa è tutta la mia famiglia. Oh gioia! Oh cavolo! Questa è mia moglie, Marchese. Signora? Che cazzo! Un vero gentleman, eh? Oh, mi scusi, sono proprio costernata. Ma le palle, signora, ma le palle. Marchese, mia suocera. Signora, Marchese professor Pier Maria delle Vedove. Il mio santo padrono, pure io sono vedova. Modestamente non me ne fotte un tubo. Marchese, questo è Pierino, mio figlio. Bel ragazzo, chi ve lo pettina alla forestale? Scusi, quante palle c'ha un marchese? Mio piccolo, 11. C'è coglioni. Ecco appunto, signora, 11 sul blasone più 2, come di consueto. Complimenti. Simpatico e salace il giovane figlio della polpa. Chi è? Mio figlio. Ha la faccia intelligente, non le somiglia. Azzurrare. E questa giovane, leggiadra fanciulla, chi è? Io sono la Peppa, la fidanzata del carabiniere scelto Pasquale. Ah, il tango, la mia specialità. A ballo. Sì, a ballo. Prego. Oh, in pista. Giù, riposo. Ma lei il cappello lo tiene sempre in testa? Sempre, sono un vulcano di idee, ho paura che mi si raffreddino. Fino adesso è andata bene, se seguita così prima un'altra 4 farmacie. Se quello svaga che non sei dottore, vai a feniare Bibbia. Ma non dobbiamo farglielo capire, mi raccomando, mamma. Brava. Papà, quanto mi dai se ti dico una cosa? Non ti do niente, te devi stare zitto, hai capito? E allora peggio per te. Mi hanno mai detto che abballi come Eter Parigi? No, mai. Lo credo. Piccola, ti voglio un bene dell'anima. L'anima è chiedo morto. Le ho pestato un piede. No, tutti e due. E da quando abbiamo incominciato che non hai sfiorato il suolo. Ma vai più in là a ballare, ma fai male, Buono. E io c'ho fame per piacere. Pure io. E io. Pasqua, dagli al cambio, va. Dove hai imparato a ballare alla breda? No, Forcella. Oh, che dolore. Sì. Cambio. Oh, grazie giovane milite. No, scemo, devi ballare con me. Sapessi com'è difficile ballare con un marchese. Ma chi lo dice? Io ho le moroidi. Ho visto la morte in faccia. Cosa le porto? A me porta un paragone e a lui un esempio. Ma caro
Marchese, una farmacia rende, sì, ma poco. Ce ne vorrebbero due, tre, quattro. Più che legittimo, e perché non 10 contropari, eh? Come disse il poeta, nel coglier 100 lire Giovannino non vide il buco e cadde nel bottino. Il padre allora tirandolo di fora, figliol non ti rimprovero. Meglio cucciar di merda che di povero. Sì, ma io non sono dottore. Ma cosa importa, ma chi se ne frega? L'Italia oggi è piena di dottori. Ma quello che dico pure io. Papà, se mi dai 5.000 lire ti dico quella cosa. Zitto tu! Oh, Marchese! E data l'autorità della quale sono investito, io Marchese, professor Pier Maria delle Vedove, la nomino dottore. Contento? Oh. E visto che ha un figlio intelligente, la nomina addirittura vicepresidente dell'ordine dei farmacisti. Contento? Altro che, sono commosso. Lei non è da mare, è da percorrere. È lungo e largo. Papà, te la posso dire quella cosa da 5.000 lire? E lascia perdere tuo padre, Pierino, lo sta a far diventare matto. Io lo sto a far diventare matto, eh? Bravo e arguto il giovane bersagliere. Signor Marchese, eccoci qua. Oh, i miei fidi assistenti. Oh, bene. Grazie, prego. Grazie, caro. Sì? Ma che fate? Questo è il Marchese delle Vedove. Sì, e noi siamo i tre moschettieri. Mi vedo da 10 farmacie. Ma sì. Sì, 10 farmacie, ma perché ci è sformati? Lui è il presidente dell'ordine dei farmacisti e può fare quello che cazzo ne pare. Ma lei chi è, scusi? Io sono un dottore, sono il vicepresidente di farmacisti. Io pure c'ho 11, ma l'hai capito? Non è vero, ce n'ha una sola, piccola. Ho capito, beviamoci pure questo, va. Col permesso di lor signore. Prego. Andò, ciao. Ciao. Oh, Abbiarino! Abbiarino, Abbiarino, stai giù. Ma dove lo portano? Amà, se mi dai 5.000 lire, te lo dico io dove lo portano. E poi, cos'è successo? Com'è andato a finire? Un macello, signore, mi hanno tenuto tutto il giorno legato su un tavolaccio. Sti figli della mignotta, io l'ho sempre detto, li manicomi se ne lo chiude. Giusto, sono completamente d'accordo. Scusi, che me l'ha chiesto lei? Ecco, volevo sapere se avete un veleno potente, qualcosa di sicuro. L'arsenico. E più potente dell'arsenico? La strechinina. E ancora più potente. E il cianuro, un milligramma ammazza un elefante. Perfetto. Mi dia 3 letti di cianuro. E a che le serve? È per mia moglie. Ce l'ha la ricetta? No, ma ho la fotografia. Buongiorno, signor Giulio, tutto è bene quel che finisce bene. Ah, Pasqua, a molte ci metti una di, ma che vuoi? Io nulla, ero passato per farle un salutino. Purtroppo mi hanno trasferito e devo rimandare le nozze con la Peppa. Te sei pure salvato, te serve qualche cosa? Sì, mi servirebbero delle pillolette per dormire. Ma ne fai abuso dei sonniferi? No, ma sono stato trasferito a coma, non riuscirò a dormire. Perché? Perché sopra c'è chiasso. Asino, quante volte devo dirti che fiammifero si scrive con 2 M? Perché con una M solo non si accende? Passiamo ad altro, va. Parliamo di geometria. Che cos'è un angolo retto? Un angolo retto è... Un angolo onesto, onesto. Di meglio in peggio, vai a posto, vai a posto. Grazie. Potresti fare il cantante professionista. Sì, con me tutte le volte posso sbattere le palle nello spigolo, Silenzio! Passiamo ad un altro. Venga! Hai su Stanghetti! È successa una cosa eccezionale! Uno dei nostri ragazzi è stato eletto bambino dell'anno. Il ministro della pubblica istruzione è venuto a premiarlo. Bambini, andiamo! Signora, vengo anch'io? Sì, diamine, venga anche lei. Evviva, signor ministro! Viva! Buongiorno miei giovani amici. Benvenuto tra noi. Siamo onorati e commossi. Silenzio, bestia. Simpaticamente si intende. Pierino, a giudizio insindacabile mio e di alcuni miei amici di cui non importa fare il nome, sei stato nominato bambino dell'anno. Sei contento? Sì, ti vorrei come babbo. Mi hai riconosciuto? Fa un bacetto. E adesso avanti, Pierino. Di qualcosa.
Su, Pierino! Su! Di qualcosa, Pierino! Forza, coraggio! Pierino, te lo ordino! Ma posso dire tutto? Sì! Qualsiasi cosa? Sì! Pierino la peste, che genio, che testa, le studio, le invento, le go. Se vedo un reattore che va fuori pista, Pierino io forse lo so. Son proprio un tesoro, è pieno di pepe, quel vino che beve papà. Ho messo il carburo nell'acqua del water, la nonna così scoppierà. Ai ai a Pierino, tutto questo non si fa. Prendi quei fondelli, questa nostra società. Ai ai a Pierino, non lo devi dire più. Che chi fa casino al mondo non sei solo tu. Pierino la peste, ho messo il sapone nel dolce che piace a mamma. Ci ha messo le rane nel letto di zia, Pierino io forse lo so. La cara maestra se gira la testa, che botta le arriva però. Finito lo strillo le chiedo tranquillo se Roma si trova sul po'.